Giampiero, ti amo! Anche io. Amore infinito sotto il sole del Monte Sant'Erasmo. Cosa non farebbero i ciclisti per guadagnarsi un'inquadratura? Intanto Leopoldo Rocchetti arriva a braccia alzate a conquistare l'edizione 2016 del Gran Fondo Antica Carsule organizzato dalla S La Base a San Gemini. Arriva sotto al 1,50-1,49 netto per lui per questa avventura ed è davvero straordinario il podio con Rocchetti, con Pierpaoli e con Casella che se la giocano testa a testa per tutti i 46 chilometri del percorso del Gran Fondo dell'Antica Carsule per essere così sul podio in occasione di quello che è il campionato italiano Vigili del Fuoco. Ma adesso andiamo con le interviste. Questo è giusto, quando c'è il tasso la sfregatina di pancia porta sempre fortuna. Così la prossima. Io ho visto un pochino di difficoltà in salita. Sapevo che la prima salita era lunga e sapevo anche che ormai è la quarta volta che la faccio, sulla prima salita non si riescono a fare grandi differenze. L'importante era scollinare lì davanti con i primi, anche perché poi sull'ultima salita e l'ultima discesa è lì che si fa la differenza. Infatti la gara poi è andata così. Bel ritorno. Ritornare a fare 1-2, insomma. Meglio di così oggi non poteva andare. Sono avvantaggiato sulla prima salita, sapevo che comunque avrei perso quella di prima discesa perché era molto tecnica e sono un po' ancora un po' devo riprendere il via. Percorso perfetto. Percorso perfetto, anche se era bagnato, teneva bene, era veloce, divertente e siamo divertiti. Poi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e è andata bene. Sì. No, diciamo che era una gara alla quale tenevo, quindi ho provato da subito, dico come va, va. Visto che all'inizio siamo andati via in due, poi però sapevo che comunque Leopoldo sarebbe rientrato, infatti così è stato. Poi niente, sono rimasto un po' col ragazzo della Race Mountain, poi ho provato in salita sul finale a staccarlo e bene così. Mamma! Dura per essere dura era, eh? Dura sì, tecnica anche, non me l'aspettavo, non conoscendola. Tiene sotto, soprattutto l'ultimo single track. Però bella, presidiata bene, complimenti a tutti. Bella davvero. Beh, abbiamo onorato il migliore dei modi la maglia oggi, no? Grazie, certo, come sempre, 100%, anche di più. Un po' di problemi, ho avuto una foratura, come si può vedere, che mi ha condizionato gli ultimi 5 km. Una catena si era fatta su, poi si è mollata, grazie a Dio. Comunque, bel percorso, molto tecnico, duro, selettivo, vera mountain bike. Non basta mai, il percorso è spettacolare, è molto impegnativo. Infatti ci sono state difficoltà proprio nei tratti più tecnici con pietre smosse, oggi anche il fango la faceva da padrone e quindi era impegnativo nella guida oltre alla durezza del percorso, le salite, però i posti sono spettacolari. No, per me è stato un sogno veramente, ho organizzato tutto nei minimi particolari, grazie anche al comandante che ci ha dato questa possibilità, a tutti i vigili che mi hanno aiutato in questa impresa e niente, sono contentissimo, per me è un sogno, non pensavo da... Certo, ci avrei sperato, ma non pensavo di arrivare primo, sono sincero. Grazie a Casconi che non è venuto. Grazie anche a Casconi perché quello era imbattibile. Non so perché non è venuto, comunque sai, quando uno non mette il numero ha sempre perso. Con 80 euro di carte bollate a quello che è su, ci siamo assicurati anche il sole, no Giancarlo? Certamente, sono disposto l'anno prossimo anche a raddoppiare la spesa pur di avere la certezza di un tempo splendido. Alla fine si è mantenuto bene, ci ha permesso di portare a termine la manifestazione. Sarebbe stato sicuramente un problema non tanto per i partecipanti, perché comunque sono abituati a acqua, a fango, a tutto, ma le premiazioni fatte in un luogo come questo, all'aperto,
certo, con il brutto tempo avrebbero vanificato tutto il lavoro fin qui fatto. Senti, ti ho visto un po' emozionato oggi, eh? Sì, e sono stato contento perché ci sono parecchi amici, conoscenti, che sono comunque stati soci della nostra associazione, che hanno fatto degli ottimi piazzamenti, cominciando da Danilo Colarieri di M5, che ha vestito la maglia di campione italiano, dei Vigili del Fuoco, Ernesto Massarucci, che si è riconfermato per l'ennesima volta come leader della sua categoria. È una soddisfazione, anche se non sono più tesserati miei, però è come se lo fossero. Ah, devo dire veramente grazie a Giancarlo Cesaretti, a Pancrazio Proietti, Giorgio Conti, tutti gli amici della base per l'impegno profuso in organizzare questa manifestazione con un grande, grandissimo successo, poi arricchita dalla presenza dei Vigili del Fuoco che hanno organizzato qui in questa nostra manifestazione il Cambia Italiana. È un riconoscimento importante per la base e per tutto il ciclismo regionale, che comunque vede una nostra manifestazione scelta per organizzare un campionato italiano come quello dei Vigili del Fuoco. Quindi una giornata stupenda, arricchita da una grande partecipazione, grande risultato tecnico, veramente, veramente grande soddisfazione da parte di tutti. Ed eccoci dunque alle premiazioni, a quello che è la 20ª edizione del campionato italiano Vigili del Fuoco. Questo è il podio assoluto per quanto riguarda il campionato italiano Vigili del Fuoco. Ma c'è da ricordare che ci sono le categorie, come accade per l'Umbria Marathon, e arrivare anche in 85esima posizione come il nostro Danilo Colarieti vale esattamente per il campionato italiano per indossare la maglia. Grande la soddisfazione di Danilo Colarieti, che se la merita tutta questa maglia. Eccolo qua, insieme ai suoi compagni del comando di Terni, insieme a Giancarlo Cesaretti della base, insieme a quelli che sono i responsabili dei Vigili del Fuoco, alla conquista della sua maglia. Ha tirato su la sua bicicletta come per dire ho vinto, e non era un sogno che si poteva avverare, e invece i sogni si avverano e diventano verità e diventano realtà. 700 concorrenti, lo abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione di Bici Magazine, 700 sono tanti, a dimostrazione che questa gara organizzata da RS La Base è una gara che piace. Una giornata meravigliosa, lo vedete dalle immagini, aveva piovuto nei giorni passati, ma il percorso, a parte qualche tratto fangoso che si trova puntualmente nella mountain bike, ha retto alla perfezione. E adesso si va tutti a mangiare. Lui è il cuoco cuciniere che ci ospita nella sua splendida struttura. C'è anche una piccola mostra dei Vigili del Fuoco che raccontano i tanti anni dei Vigili del Fuoco, di quelle biciclette che i Vigili del Fuoco si comperavano da soli e che modificavano da soli per poter essere sempre pronti. Questo è il nostro motociclista, quello vero, non il giovane Frexotto. Lui invece si gusta il gelato dopo la fatica mostruosa fatta, e tutti quanti sono ospiti di quello che è l'organizzazione della S La Base. Ale è il nuovo marchio, un marchio prestigioso, un marchio di grande importanza, che da quest'anno è sponsor tecnico della Umbria Marathon, con il nostro Daniele Pellegrini che ci fa vedere quelle che sono le climatiche, le maglie climatiche che danno lo scambio caldo-freddo. Bentornato allora al nostro Daniele Pellegrini. Questo era il finto motociclista che ci doveva accompagnare. Andiamo per ricordare che alla premiazione dei vigili del campionato Vigili del Fuoco 2016 c'era Paolo Mariantoni in rappresentanza del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, Lucia Raffaella Palma, il vice prefetto di Terni, Enrico Marchionne, vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, e poi c'era il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, Angelo Camilli, assessore del comune di San Gemini, Carlo Roscini, che è il presidente regionale della Federciclismo, insieme al presidente
provinciale di Terni, il nostro Giorgio Masini. Grande la soddisfazione per il podio, per la consegna delle maglie. Andiamo allora a ricordarla la consegna delle maglie per i Vigili del Fuoco. E questa è l'esposizione che vi fa vedere come sono cambiati i caschi dei Vigili del Fuoco nel corso di tanto tempo. Campioni italiani MTB Vigili del Fuoco 2016 per la Elite Sport Eros Callegari del Comando di Trento. Per la Master 1 la maglia tricolore va per Mattia De Paoli del Comando di Belluno. Master 2 Mauro Zanier di Pordenone, il vincitore assoluto di quello che è il giro lungo riservato al campionato italiano Vigili del Fuoco. Cristian Guerra per la Master 3 del Comando di Isernia e poi per la Master 4 Andrea Pighini di Lucca, Master 5 Danilo Collarieti di Terni e poi nella Master 6 Edoardo Sandri del Comando Provinciale di Vicenza. Per quanto riguarda la donna, Master Donna 2 Maura Federzoni di Cuneo. Per la classifica, per i comandi, primo è Pordenone, secondo è Trento, terzo è Milano. Sono arrivati da tutta Italia, sono arrivati da Trapani, sono arrivati da Trento, sono arrivati da Belluno, sono arrivati dal Piemonte. Ci sono stati tanti i Vigili del Fuoco che hanno voluto partecipare a questo campionato italiano, onorarlo nel migliore dei modi. E noi li onoriamo così, i Vigili del Fuoco, ricordando quelle che sono le loro attività, ricordando quello che è il loro impegno, anche in una giornata festiva come questa. E adesso andiamo con quello che è la carrellata finale per i campioni italiani dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo ancora Maura Federzoni, l'unica donna che troviamo in questa classifica di Cuneo, Master Donna 2, e lei che vince il titolo tricolore. Queste sono le autorità e adesso l'inno d'Italia per ricordare quelli che sono i campioni del 2016. E poi passeremo direttamente alla Umbria Marathon con la consegna delle maglie per la seconda prova. Prova di apertura che c'è stata ad Orvieto e poi la seconda prova qui a San Gemini. Si andrà con la Gran Fondo delle Sorgenti l'8 di maggio a Nocera Umbra, la terza prova, mentre vedete il podio con Leo Rocchetti che alza la coppa per ricordare la sua vittoria. Per la quarta tappa si andrà a Ponticelli di Città della Pieve, 29 di maggio, Gran Fondo della Bassa Valdichiana. La Gran Fondo del Monte Cucco il 12 di giugno a Costacciaro, Martani Superbike 3 luglio a Massa Martana, che rappresenta anche la premiazione finale dell'intero circuito. Stiamo cercando di organizzare una premiazione insieme agli amici dell'Umbria Marathon che possa essere piacevole, compreso il podio, con i nuovi sponsor che si avvicinano e che dicono: tiè, guarda che curiosità che può riservarci il mondo della mountain bike per far conoscere il nostro marchio. Ma sarà un'occasione che vi racconteremo in maniera particolare il momento stesso in cui accadrà. Leader della Umbria Marathon dopo la seconda prova. Intanto Romina Scarabottini indossa la sua maglia per quanto riguarda la categoria Master Donna 2. Romina Scarabottini ruota libera di Terni. Per la categoria Master Donna 1 invece Francesca Bianconi della Bikers in Libertà l'ha conquistata la maglia nella prova di apertura di Orvieto, la conferma con questa partecipazione anche qui a San Gemini. Francesca Bianconi, Bikers in Libertà, è davvero andata molto forte, però non ci dimentichiamo che la nostra Romina Scarabottini della ruota libera di Terni ha conquistato la maglia Donna 2. E adesso ci rigustiamo questo passaggio con il nostro Andreani che ci fa la pela con l'impennamento mentre noi siamo chiotti chiotti a fare le riprese. Poi passerà anche il mitico Filistini che ci racconterà quello splendido ti amo Giampiero. Ecco, sperando che non ci siano gelosie in giro, perché qui nel mondo del ciclismo le gelosie sono facili
a crearsi anche nel mondo extra ciclismo. E adesso andiamo a vedere Giorgio Masini che premia per quello che riguarda la categoria esordienti donne Valentina Friggi che corre per i colori della SD Narnia 2014. Questo invece è il nostro Alessandro Peruzzi proprio in cima al Gran Premio della Montagna. Per quanto riguarda la categoria esordienti, Andrea Andreini dell'MTB Monte Fiascone. Il Triono Racing Team aveva predisposto anche quello che è il dopo gara con i massaggi per coloro che volevano provare i prodotti. Matteo Minozzi, categoria allievi MTB Spoleto, sta facendo una bella stagione come la stagione l'ha fatta lo scorso anno, si merita questa maglia, è il primo del giro corto per quello che riguarda la categoria esordienti allievi. Gli junior corrono invece con la categoria dei master e degli elite ed eccolo lo juniores che corre per i colori della Pro Bike Riding Team è Stefano Alecci che quindi conquista la maglia della categoria juniores. E adesso andiamo a vedere quella che invece è la categoria elite under 23 con un secondo posto conquistato qui a San Gemini, Lorenzo Pierpaoli, Veloclub Cicli Cingolani. Torna Lorenzo Pierpaoli nell'orbita della Cicli Cingolani dopo aver provato a vedere quello che poteva essere la sua avventura nel mondo della strada. Andiamo con l'Elite Sport, ancora una maglia per il Veloclub Cicli Cingolani, la seconda, quella di Federico Rossi. E poi andremo con la categoria dei master, che è la categoria più tirata, la categoria che vede sicuramente maggiori protagonisti. Per quanto riguarda la categoria master 1, Alessandro Peruzzi, Grams Bike, è lui il titolare della maglia per quanto riguarda la Umbria Challenge 2016. Poi abbiamo Alfredo Martella per la categoria Master 2 dell'MC2 Bike con Emanuele Grelli della Racing Bike Parlesca e la maglia già l'aveva praticamente conquistata nella gara di Orvieto, la conferma Emanuele Grelli con questa prestazione. E poi c'è Giorgetto Garai, Triono Racing Team, che va a vincere da Master 4 la sua maglia e ci fa davvero piacere perché Giorgetto Garai è personaggio sportivo che ama lo sport, che ne ha fatti di sport e che meritava davvero questa maglia, così come la merita per la categoria della Master 5 un altro della Triono Racing Team. Vabbè, tanto per dire un altro è un eufemismo, è il presidente Ermelio Massarucci, lui che da una vita fa ciclismo, oggi mette per la seconda volta, l'aveva già indossata a San Gemini, la maglia di leader della Umbria Marathon 2016. Chi invece è abituato a portare la maglia e a onorarla è Angelo Fiorelli della Cicli Clementi, è lui che ormai la tiene sempre perennemente questa maglia della sua categoria, l'unico che può impensierirlo è Sarti e Sarti invece ancora in classifica è piuttosto dietro. E adesso siamo tutti quanti qui con le maglie che sfilano per questa avventura. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: 8 maggio a Nocera Umbra per la Gran Fondo delle Sorgenti, la Gran Fondo della Bassa Valtichiana a Ponticelli di Città della Pieve il 29 di maggio. Peccato non esserci perché davvero è una gran bella avventura quella che ci apprestiamo a vivere e a raccontare. Ma ce n'è un'altra in questa grande soddisfazione delle maglie della Umbria Marathon, un'altra avventura che dobbiamo raccontare. Lui è Graziano Faina. Fa teatro, va in bicicletta, è persona straordinaria, è di una simpatia estrema. Ad Orvieto si era un po' lamentato, sbofonchiava perché
perché insomma erano rimasti tutti quanti attappati. Guardi, io non bestemmiavo perché non bestemmio, però ero molto adirato, e andavo parlando da solo, per due motivi: primo, per l'età; secondo, perché ero da solo, perché non c'era nessun altro con me. Ah, c'eri tu che vedevi. Niente, praticamente c'è stato il primo tappo dove c'erano 200-300 persone che andavano a piedi facendo tipo la passeggiata, cioè invece della gara stavano facendo una passeggiata, chi guardava di qua, qualcuno si è fumato una sigaretta, chi chiedeva il caffè. Quindi in questa maniera non mi è piaciuto, sono sincero. Questi ciclisti della domenica, questi. Senti, ma poi dimmi, dopo quanti altri tappi hai trovato? Ho trovato un altro tappo. Alle 3:15. Alle 3:15 ho trovato il tappo di quelli che praticamente levavano tutti i segnali, che riportavano via tutto, e mi hanno detto: guarda che è finita la gara. E quindi io con calma l'ho finita, con calma però. Va bene così, grazie. Buongiorno, buona ripresa. E va bene così, mentre noi ricordiamo la cima Gigi Alpini, lui se l'è fatta per il secondo anno consecutivo così, senza scendere.